Moschenko, ma lei lo sa che la no-fly zone, che il no-fly zone significa che se un caccia della NATO abbatte un caccia russo che sorvola l'Ucraina, ci troviamo dentro un conflitto mondiale, non soltanto un conflitto che riguarda la Russia e l'Ucraina. A voi questo è chiaro? Io posso dire quello che possono essere chiari. Ucraina non riuscirà a resistere da sola contro la Russia. Oggi tutto questo peso che porta l'Ucraina è veramente forte, è veramente pesante. Se i cieli fossero chiusi, se ci fosse creata questa no-fly zone, Ucraina potrebbe vincere questa guerra. Per questo il prezzo che siamo pronti a pagare, come difendere l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, il prezzo che pagheranno tutti gli altri paesi sarà molto più alto rispetto ad adesso. Nella storia del mondo ci sono già state le storie simili, quando coalizione dei paesi e anche Stati Uniti chiudevano i cieli sopra alcuni paesi. Ucraina non è una storia nuova, bisogna avere una volontà. Poi ne parleremo di questo tema con i nostri ospiti. Questo è quello che dice anche il vostro presidente Zelensky. Il nostro presidente parlerà anche di questa cosa qui. Certo, Timoshenko.